Benvenuti alla nostra informazione, approfondimenti ovviamente di LTV legati un po' a quello che è il contesto, a quelli che sono i fatti che la cronaca ci consegna ogni giorno, ma anche un discorso legato a delle prospettive, quindi cercare di capire verso cosa andiamo. È sicuramente un ambito molto importante è quello della legalità, del recupero della legalità, di un contrasto a tutte le forme di illecito che possono verificarsi in un territorio. E abbiamo quindi il piacere di avere ospite in studio il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Carideo, che io ringrazio. Piacere mio, un saluto ai telespettatori di LTV, ai cittadini sanniti e grazie per l'invito che così cortesemente avete voluto rivolgermi. Ecco, colonnello, parlare oggi di legalità è importantissimo. Lei lo sta facendo a 360 gradi ormai da tempo. Entreremo poi un po' più avanti in un contesto proprio di formazione, che lei, un taglio nuovo che lei ha dato, molto importante. Però ovviamente la cronaca ci consegna un grande impegno dell'arma sul territorio e tra l'altro anche con risultati a dir poco brillanti. Ultime operazioni che veramente hanno riempito le pagine dei giornali, hanno colmato i nostri telegiornali con grande attenzione da parte dell'opinione pubblica. Ecco, per lei ovviamente e per tutto il corpo una grande soddisfazione. Ne vogliamo parlare un attimo? Ma la ringrazio anche per le sue belle parole che io ovviamente condivido insieme non solo all'istituzione ma a tutti i militari appartenenti al Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Parlare di legalità non è mai inutile, è importante soprattutto per i giovani che ci ascoltano e le operazioni di servizio di cui lei ha fatto cenno rientrano nell'ambito del nostro lavoro di turno, che dai piccoli interventi alle grosse indagini sono rivolte sicuramente a mantenere la sensazione di una sicurezza percepita nell'ambito dei cittadini sanniti buona. In vero, lo posso affermare con forza, gli indici di criminalità nella Sannio sono ancora a livelli fisiologici. Ci sono delle criticità e su queste criticità noi lavoriamo con il controllo del territorio, investigativamente, ogni giorno. Ecco, quando lei parla di criticità, a cosa fa riferimento? Perché appunto Benevento noi l'abbiamo sempre un po' vista come un'isola felice, un territorio abbastanza tranquillo, anche se in alcuni ambiti è ai confini con territori caldi, soprattutto l'area del Casertano. Però vediamo, abbiamo sempre visto anche una forte prevenzione, un'opera di prevenzione importante. Continua ad esserci questo impegno sicuramente? Ma vede, dottoressa, noi isole felici non esistono se non nelle canzoni o nelle favole, ma non esistono non solo a Benevento, non solo in Italia, ma è la società di oggi che è così complessa, così dinamica in positivo e in negativo, che fa in modo che tanti sono i pericoli che si affacciano su un territorio. Noi cerchiamo con il contatto col cittadino, con dei servizi sempre più visibili, di fronteggiare quelle che sono tutte le emergenze di carattere criminale e illegale che possono eventualmente segnalarsi nel territorio beneventano. In particolare, indubbiamente, noi lavoriamo molto sui giovani e il pericolo numero uno per i nostri ragazzi è la droga. Attività investigative sono all'ordine del giorno, dai piccoli controlli, ma anche a quelle attività investigative finalizzate proprio a infrenare non solo l'attività di spaccio, ma i canali di afflusso di droga nel Sannio.
la droga è pericolosa per la formazione fisica, morale e penale dei nostri ragazzi. Purtroppo dove c'è droga è perché c'è anche una domanda, quindi giusto anche porsi il quesito perché i ragazzi chiedono droga, perché l'offerta viene sempre dove c'è domanda. Allora si va anche nelle scuole, si va a parlare con i ragazzi facendogli capire quello che è il mondo perverso della droga che ti attrae. Si pensa di usare la sostanza stupefacente in modo ricreazionale e poi si entra in un percorso che crea solo danni e problemi allo sviluppo delle future generazioni. Ci sono poi attività per infrenare la criminalità predatoria, parliamo per esempio dei furti in abitazione. I furti in abitazione sono per lo più, almeno nella provincia di Benevento, appannaggio di criminalità migrante o dalle province vicine o di etnia straniera. Abbiamo intensificato in maniera forte la presenza sul territorio di pattuglia anche in modo notturno, però anche qui, come per i giovani, va avanti una campagna di informazione nei confronti dei cittadini, perché è bene che i cittadini sappiano che loro devono essere i primi a usare determinate cautele per quanto riguarda soprattutto la propria abitazione. Non è più tempo di tenere le abitazioni aperte, le finestre aperte, non dotarsi di minimi sistemi di allarme o di illuminazione esterna. Le cautele servono per far diventare gli obiettivi, le nostre case sempre più protette, certo. Oltre alla protezione e alla sicurezza che noi cerchiamo di attuare attraverso i servizi di controllo del territorio. Poi ci sono, e chiudo, altre criticità, come può essere il pericolo di infiltrazioni o di formazioni o di potenziamento di criminalità organizzata nell'ambito del territorio, e poi sicuramente ne parleremo più avanti. Sì. L'ultima operazione Tabula Rasa ha sgominato proprio per la prima volta, con un'operazione storica, una formazione familiare che aveva nel tempo creato un vero e proprio associazione di tipo camorristico in Benevento e in provincia. Ecco, quanto è stata importante questa operazione per la nostra città, per il nostro territorio? Quanto ha inciso secondo lei e quanto inciderà in termini ovviamente positivi? La ringrazio anche per questa domanda che mi dà la possibilità di ritornare su un concetto a me caro che ho voluto con forza esplicitare in sede di conferenza stampa. Questa operazione Tabula Rasa ha colpito il clan Sparandeo, ha colpito non solo gli 8 componenti della famiglia, ma un grumo di criminalità organizzata che nel tempo si era radicato su Benevento, che aveva il completo controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell'usura, delle estorsioni, dell'organizzazione di rapine, danneggiamenti, incendi, violenza in genere. Il GIP, il giudice delle indagini preliminari, ha parlato proprio della particolare violenza e intimidazione che questi personaggi creavano nel tessuto urbano, non solo di Benevento, anche della provincia. Ho usato le parole, le uso nuovamente a favore dei cittadini sanniti. Voltiamo pagina, bisogna voltare pagina. Noi in questa attività investigativa l'abbiamo svolta senza pentiti, senza collaboratori di giustizia, come si usa dire oggi, ma anche senza collaborazione da parte delle vittime. Lo comprendiamo perché non vi era, il timore di ritorsioni. Ora che finalmente a carico di queste persone, per la prima volta, ecco perché è operazione storica, è stata contestata a queste persone il 416 bis con l'aggravante dell'articolo 7, che vuol dire l'associazione di tipo camorristico con l'aggravante del metodo mafioso, noi ci aspettiamo dalle associazioni di categoria, dalle istituzioni, da chi ha responsabilità nel sociale,
ma anche dai cittadini una maggior fiducia, una maggior collaborazione. È il momento giusto per collaborare, per non assoggettarsi più al timore intimidatorio di queste persone. Venite in caserma, il comando provinciale è a vostra disposizione, dal comandante fino al più giovane dei carabinieri, abbiamo altre investigazioni in corso. Io nella mia carriera ho girato un po' l'Italia e forse una cosa ho imparato e la dico sempre, che in un territorio quanto più alto è l'indice di collaborazione fra i cittadini e le forze dell'ordine e l'arma dei carabinieri, quanto più basso è il pericolo della criminalità organizzata e della criminalità in genere. Più c'è collaborazione, più è difficile per la criminalità colpire e soprattutto radicarsi. Quindi l'invito alla collaborazione è frutto anche delle nostre investigazioni, lo posso dire con forza a Benevento, lo Stato c'è, la magistratura c'è, le forze dell'ordine ci sono e c'è sicuramente anche una collaborazione che sta dando i frutti sperati e dovrà dare frutti ancora maggiori per fare in modo che questo bel territorio Sannita possa crescere, svilupparsi anche con tante difficoltà che purtroppo ci sono sotto il profilo finanziario e occupazionale, però senza particolari pericoli per la criminalità. Signor Colonnello, una domanda che faccio diciamo anche all'osservatore, perché lei sicuramente ha un osservatorio privilegiato rispetto a chi le parla e ai cittadini. Ecco, il disagio sociale quanto determina oggi più che mai in questo momento storico così brutto, così particolare, di grande crisi, appunto l'aumentare di droga, di usura, di estorsione, di criminalità, di microcriminalità? Ecco, c'è un rapporto chiaramente, io credo. Indubbiamente è sintomatico che soprattutto quando ci sono periodi di sofferenza finanziaria, economica, aumentino alcuni reati, soprattutto quelli di criminalità predatoria, è fisiologico come l'ho detto io, perché magari molte persone che vivono borderline al limite tendono a delinquere spesso anche non solo per una propria indole ma anche per un autofinanziamento di natura familiare. Per fortuna il SAN, ed ecco perché l'invito alla collaborazione precedente, è un territorio fondamentalmente sano, è un territorio che ha rispetto per le istituzioni ed è un territorio che ha in sé un humus non di camorra. Io proprio in conferenza stampa commentando l'operazione Tabula Rasa ho ribadito che Benevento non è terra di camorra, terra come tutte le terre come oggigiorno di criticità, sicuramente queste criticità possono essere acuite da queste difficoltà economiche, sta alle istituzioni, alle varie istituzioni dello Stato, locali, amministrative, essere più vicine, più prossime al cittadino, cercare di porre il cittadino nelle migliori condizioni possibile per affrontare questo problema economico, finanziario, occupazionale che ovviamente è di livello non solo nazionale ma anche internazionale. Io ritengo che comunque per quanto riguarda l'arma dei carabinieri noi cerchiamo con le nostre attività, con quegli incontri che le ho detto prima, non solo nelle scuole ma nelle parrocchie, nelle chiese, anche presso associazioni, di essere più vicini, più prossimi al cittadino, perché in fondo poi il cittadino è il nostro datore di lavoro, noi condividiamo attraverso soprattutto la stazione Carabinieri, che è il presidio primo di legalità dello Stato, condividiamo le gioie e i dolori dei cittadini, cerchiamo di essere loro vicini per la risoluzione dei loro problemi o quantomeno per un ascolto e per quel servizio di prossimità che è fondamentale in una società complessa come oggi.
Ancor più di ieri la stazione Carabinieri, l'arma dei Carabinieri si propone come figura di rassicurazione sociale per la gente e per i cittadini. Ecco, quindi incontrare i giovani, signor Colonnello, è importantissimo, è fondamentale perché ecco, si crea la coscienza dell'uomo futuro. Che entusiasmo c'è da parte ovviamente dell'arma nel perseguire questo percorso e soprattutto che risposte avete dai giovani? Ma incontrare i giovani per noi è un impegno morale, perché siamo genitori prima di essere carabinieri, sappiamo che il nostro ruolo non si deve esaurire nell'attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, ma può essere anche può avere anche una valenza informativa, in particolare con i giovani. Noi dobbiamo puntare molto sulle nuove generazioni, perché sono quelle che daranno un futuro al nostro paese. I giovani vanno informati, perché spesso sono disinformati circa i pericoli che loro possono incontrare nel loro cammino di formazione. Lo facciamo entrando nelle scuole, fin dalle elementari, attraverso poi le medie, gli studi superiori, ovviamente con pacchetti di dialogo diversi a seconda dell'età. Chi lo fa? Lo fanno i comandanti di stazioni, i comandanti di compagnia, che hanno un'esperienza tale da poter travasare e da mettere a disposizione dei ragazzi. Noi a loro diciamo che noi non saliamo in cattedra, non siamo per fare lezioni, siamo proprio a loro disposizione per proprio dialogare, per informarli. Cosa ne riceviamo? Prima di tutto una grande gratificazione sotto il profilo morale e personale e anche di apprendimento, perché così capiamo anche meglio il modo di pensare delle generazioni, quindi ci serve anche professionalmente, ma soprattutto percepiamo, i giovani sono un po' come delle spugne, la curiosità di sapere, di imparare, oppure spesso anche la sorpresa di apprendere determinate cose che comprendiamo noi, che spesso ai ragazzi non vengono portati le problematiche in modo corretto. Di cosa parliamo? Vi ho detto dei pericoli della droga, dell'abuso di sostanze alcoliche, della pedopornografia, dei pericoli di internet, la cultura del verde, la cultura dell'ambiente, il gioco d'azzardo, cioè tutta questa serie di fattori criminali, di pericolosità sociale che un ragazzo può giornalmente venire in contatto. Ai ragazzi noi però premettiamo sempre una cosa. Siccome parliamo fondamentalmente anche il tema di questa trasmissione della legalità, ribadiamo che la legalità non la si regala, è come la cultura. Se uno non studia non ha cultura, e la legalità è la stessa cosa. Se noi dobbiamo arrivare a pretendere legalità nei nostri territori, ma essendo i primi a rispettare le regole. Se rispettiamo le regole, vivremo tutti in un mondo più giusto, in un mondo più correttamente organizzato secondo la legalità. E così come se noi studiamo, diciamo, ai ragazzi, apprendiamo nozioni, ci formiamo una cultura che può essere d'aiuto poi in futuro in qualsiasi attività professionale intendiamo poi intraprendere. Quindi l'esempio è molto importante. Ecco, un altro ambito nel quale vi state dando un grande affare, tra l'altro anche con risultati, e questa cosa io la voglio sottolineare con i telespettatori, ma le voglio lanciare anche ulteriori appelli, perché ricevo anche tante telefonate, tante mail, anche nella mia trasmissione Sfidiamoli, è la lotta che il contrasto alla prostituzione, che nella nostra città sta divenendo appunto un problema effettivamente di un certo rilievo. Voi vi state dando un grande affare in questo settore, sono tante le situazioni che avete appunto arginato, bloccato, anche se credo ci sia ancora da fare un bel po'. Beh, sicuramente. Diciamo subito che il territorio Sannita, in passato abbiamo operato delle investigazioni su fenomeni di prostituzione
di organizzazioni che effettuavano sfruttamento della prostituzione. Però per fortuna non è un territorio dove questo fenomeno è fortemente presente. Mi spiego meglio, la prostituzione non è un reato, il reato è lo sfruttamento, l'induzione alla prostituzione. Però attorno a questi fenomeni, ancorché finalizzati in case chiuse, senza commettere reati di natura penale, tendono sempre a inquinare un territorio. Certo. Noi stiamo ormai da un anno e mezzo continuamente monitorando attraverso i siti, attraverso anche segnalazioni di cittadini, che ringraziamo per questo, queste attività che possono essere considerate sommerse, perché comunque, ove mai dovessero proliferare, noi temiamo che ci possa poi essere il passaggio dalla semplice prostituzione all'organizzazione che si radica sul territorio e crea l'induzione, lo sfruttamento, con tutti i pericoli annessi e connessi che poi questo fenomeno può inquinare, può fare da fenomeno di inquinamento sul territorio. Quindi è un'attività periodica, costante, abbiamo un quadro ben preciso anche sotto questo aspetto della situazione nel Sannio. Ecco, quindi un grande impegno a 360 gradi, lo abbiamo capito da quello che ci ha raccontato fino ad ora il colonnello Carideo, ma del resto con operazioni continue e costanti, una presenza costante sul territorio che noi poi restituiamo attraverso la nostra informazione quotidiana nei telegiornali. L'Arma è davvero presente, è davvero impegnata. Ecco, colonnello, io vorrei chiudere questa nostra informazione, prima di tutto invitandola ad avere con noi appuntamenti magari periodici per poter informare, perché vedendola in onda si crea anche un contratto forse più diretto con i telespettatori. Perché questo? Perché vorrei riprendere con lei in chiusura quel concetto di fiducia. Oggi la fiducia diventa fondamentale per costruire una società migliore, per attuare i principi della legalità. Quindi avere fiducia nei confronti dell'Arma e capire che lì c'è una porta sempre aperta, qualcuno sempre pronto ad ascoltare e ad intervenire laddove ce n'è bisogno. Ecco, io vorrei che lei ci lasciasse proprio con un messaggio di questo tipo ai nostri telespettatori. Indubbiamente mi sia consentito ricordare che per noi questo anno, 2014, è un anno importante, perché tocca il bicentenario. Noi nasciamo nel 1814 nel regno Sabaudo e con le regge patenti di Carlo Alberto, ci trasformiamo con l'Unità d'Italia in forza di polizia presente in tutto il territorio. Cresciamo come istituzione, così come è cresciuta l'Italia, affiancando gli italiani nella loro storia, prima monarchica, poi repubblicana, attraverso cimenti bellici, prima delle guerre di indipendenza, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la liberazione, fenomeni tristi come il terrorismo. Da sempre l'Arma ha avuto questo rapporto speciale, affettivo nei confronti della gente. Prima parlavo delle stazioni carabinieri come presidi di legalità, il primo rapporto che il cittadino ha anche nei paesi più lontani con la legalità, con lo Stato. Questo rapporto di fiducia deve essere coltivato da parte nostra, ovviamente con l'ascolto, con la prossimità, con la presenza che c'è, che è diuturna. Le nostre stazioni, i nostri comandi, le compagnie, il comando provinciale è sempre aperto ai cittadini, a ricevere dai cittadini quelli che sono i loro bisogni e le loro problematiche. In particolare io ribadisco con forza, con convinzione, che se tutti in un territorio, forze dell'ordine, magistratura in primis, ma anche istituzioni locali e anche i cittadini, hanno una forma di coesione, come d'altronde però c'è già nel Sannio, ma va sicuramente migliorata, si possono combattere quelle che sono le fenomenologie criminali. Il 112 è il nostro numero di pronto intervento, H24,
le nostre pattuglie sono sempre fuori, attivateci, attivateci sempre, non abbiate paura di disturbare, o se l'attivazione, perché se vista una persona sospetta, una macchina sospetta, può non essere poi veritiera. Noi siamo sul territorio per il controllo, noi siamo sul territorio per vigilare, il nostro datore di lavoro è il cittadino. Il cittadino, se ha fiducia, e il cittadino Alessandro ha fiducia nei carabinieri, quando ci collabora ci permette di lavorare meglio e quindi di offrire meglio proprio al cittadino un servizio, il servizio che merita, che è il servizio poi che tende alla sicurezza e al benessere dei territori che lo Stato ci ha affidato. E quindi sentirlo direttamente dal colonnello dei carabinieri è sicuramente una grande garanzia, ma è soprattutto un trasferirvi, cari telespettatori e cari concittadini, questo senso proprio di collaborazione forte, di presenza forte, di operatività continua, H24 davvero. E quindi io colgo l'occasione per ringraziare il colonnello Carideo, ma per ringraziare anche tutti i carabinieri che operano sul territorio beneventano e provinciale, come lei diceva. Io sono immagine prima di un comando che si estende su una sede centrale, un reparto operativo, un ufficio comando, ma si sviluppa su quattro compagnie, quattro nuclei operativi e radiomobili, 35 stazioni che coprono i 78 comuni della provincia di Benevento. O alle dipendenze 460 carabinieri che giornalmente hanno un unico indirizzo di lavoro, assicurare alle brave genti sannite una pacifica convivenza e soprattutto un maggior senso di sicurezza. E tutto questo sempre per un unico grande discorso, che è quello legato alla legalità, al ripristino della legalità laddove non c'è, quindi per vivere sicuramente in un contesto migliore. Io la ringrazio, signor Grazie colonnello, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguiti e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti della nostra informazione con speciale LTG. Buongiorno a tutti.